squadra ha giocato, secondo me, una buonissima partita dove meritava di più. Ecco, vi siete confermati comunque una squadra tosta, molto difficile da affrontare. E cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto? Ma a me è piaciuto tutto perché io so in che stato sono ragazzi, quanto si stanno sforzando di fare questo tipo di prestazioni. Non possiamo fare grandi turnover perché non abbiamo possibilità e i ragazzi stanno spingendo al massimo, poi si proprio vado ad analizzare, magari un po' più concretezza in attacco ci voleva stasera. Lei è comunque riuscito a guidare, grazie allo stadio, diciamo, vuoto, la sua squadra anche dalla tribuna. Ecco, secondo lei la Roma alla fine in che cosa è stata superiore a voi? Niente. Per quanto riguarda invece il proseguio del campionato, dopo due pareggi, questa sconfitta, ecco, quella zona Europa League che sembrava Ma non lì ci davanti. interessa, cioè non è per noi, cioè, con tutta sincerità, cioè, ragazzi hanno fatto un campionato splendido, cioè, sono andati oltre ogni possibilità, sia individuale sia come gruppo. Magari se non c'era lockdown, Covid, era un momento dove la squadra era in un stato fisico-psichico eccellente, così stanno dando massimo, solo complimenti, nessun dispiacere. Ecco, come vede il proseguo del campionato? No, noi come sempre ci siamo detti che dobbiamo dare sempre il massimo, qualsiasi cosa succede, i ragazzi stanno rispettando questo patto che abbiamo fatto. E anche oggi hanno dato tutto, tutto. Poi adesso giochiamo fra, non so, 60 ore contro l'Atalanta, contro il migliore in Italia. È veramente una fatica enorme. Avete confermato anche oggi di essere la squadra che recupera maggior palloni e con grande velocità e pressing. Ecco, queste doti continuano a essere il vostro tratto distintivo. Sì, c'è cioè, il nostro modo di giocare calcio. Oggi penso che siamo riusciti a recuperare tanti palloni con poca corsa, cioè subito aggressivi. E penso che Gunther ha fatto una prestazione splendida con Dzeko, dove non le ha fatto cioè, diciamo, girare la Roma perché pigliava tutte pallone, quelle dritte per dritte lui. E abbiamo fatto tutti bene. Io sono molto contento. Per quanto riguarda il suo futuro, lei si vede appunto ancora nel progetto Verona? No, come ho detto già, stiamo parlando, ancora non ho deciso, per cui vediamo. Grazie. Prego.